a tutti amici e benvenuti a questo nuovo video gara. Oggi siamo a Rieti con la federazione FIAP, che è la migliore alternativa in Italia alla FIPL. Per la prima volta dopo 10 anni gareggerò nella meno 83 pesando 82,90, quindi ho perso 10 kg e sono in compagnia di una vecchia gloria del mio canale. Ricorderete tutti il grande Massimo Bedonier. Tutti se lo ricorderanno. Sì, nella mia live, quando ti ho bullizzato in quella palestra. Sì, mirato del... non si può dire. No, dillo, tanto ormai... Dell'autistico. Io non ti voglio più vedere. Perché? Ti mi hai messo in un angolo, mi hai trattato come un disagiato, un signor nessuno, mi hai insultato tutto il tempo, mi hai sfruttato a farti video e manco mi hai pagato. Mi dissocio anche. Ormai sono cambiato, sai che non faccio più queste cose. No, devo dire che ti ho trovato molto più empatico e lasci parlare le persone a differenza di un tempo. Sì, però oggi lui farà da assistente e assisterà alla mia gara. Oggi, nonostante tu mi abbia fatto da coach e non mi abbia mai seguito in una gara, io seguirò te in una gara. Pensa un po'. E io quindi fra un po' mi riscaldo, vedrete tutti i passaggi. In questa federazione si possono fare i video, quindi ringrazio la FIAP per poter registrare questo contenuto e ovviamente seguirò altri miei atleti, ma oggi vedrete la mia gara nella meno 83. Il livello... Farai oro. Obiettivo è ovviamente cercare di fare podio, l'importante è partecipare, sapete, non vincere. I record Master 1 non sono molto alti, perciò cercherò con le mie entrate già di cancellare quei record. Massimo assisterà, caricherà i dischi, farà la strategia. Per quello ci sono... Non voglio fare brutte... No, tu oggi fai tutto. No, col cazzo, io gareggio domani. Io e domani ti seguo io. Ti faccio le chiamate, ma i dischi non li scarico. Qui ci sono due gruppi, io sono nell'ultimo gruppo, ho le entrate più alte. Avrò due avversari, uno della mia squadra e un altro ragazzo che si avvicinano molto al mio totale, quindi non sarà semplice. Allora, il mio avversario ha aumentato di 15 kg l'entrata. Io sono rimasto a 2,30, tra un po' entro. E ora siamo pari come totali di entrate, quindi sta cercando di partire aggressivo. Vediamo, la gara è appena aperta. E 30 facili, adesso ho chiamato 2,40 in seconda e vediamo poi la terza. Dai, belli.
2,40 fatti, adesso proviamo 2,50, vero Massimo? Io ci credo, secondo me erano belli, molto sì. Belli questi, li puoi fare 50. Se mi vai così indurisci sta cazzo di pancia. Era un'entrata questa. Se mi indurisci la pancia come ti ho detto, figa, volano anche 50. Non sei il mio coach Massimo. Fa nulla, non sei molle lo stesso, coach o non coach. Per la prima volta in vita mia sono riuscito a grindare un'alzata. Ho dovuto perdere 10 kg per farlo, è assurdo. Hai dovuto mettere la pancia dura. E senza la pancia dura. L'input in pedana, ragazzi, è fondamentale. Senza la pancia dura cascavi. C'è questo. Senza Bedognetti cascavo. Oh, puoi ringraziare il coach di gara, eh. 100 euro, grazie. Adesso entro in panca piana, la prima entrata sarà 155 kg. Entriamo bassi, conservativi, vediamo un po' se il calo di peso ha influito. Seconda prova nulla perché ho anticipato il press. Inizialmente hanno dato un rosso, poi hanno visto meglio con la moviola e hanno dato 2-3 rossi. Abituato a lavorare sempre senza fermo ultimamente, un touch and go. Purtroppo ragazzi il fermo va applicato sempre, almeno una volta a settimana e di un secondo. Poi ho fatto anche la gara FIP e mo la terza dovrò stare un po' più attento, ho caricato un po' di più e se sbaglio questa sono 10 kg in meno. È stato solo un po' stronzo. Thank you.
Quanto è importante avere una vocina interiore in pedana che ti dice incastrati bene, ascolta il press? Un coach che ti segue, un coach che ti dice Domi, due alzate in più di riscaldamento, ti servono? Nah, io! Io. Tu sei un coach? Sono Domingo, di poi tu. Io ho fatto tutti gli IFICAS. Sono un coach d'élite. Abbiamo recuperato i 5 kg persi. Allora, siamo allo stacco da terra adesso. Il mio totale attualmente è 6,75 e mezzo. Il mio avversario mi sta dietro di 5,5 kg. Quindi ora si gioca tutto come sempre nello stacco da terra. Vediamo anche lo stacco se ho perso qualche chiletto. La prima prova facile, abbiamo chiamato 282 e mezzo per stare mezzo chilo sopra il mio avversario. Dato che sono master 1 e potendo fare record, io posso chiamare mezzo chilo o un chilo rispetto a lui, perché quando è record potete chiamare meno di 2,5, altrimenti siete obbligati a mettere 2,5 kg. Quindi ora ce la giochiamo anche lì, per pochi chili. Speriamo bene, 282 non li provo da parecchio, in 83 non l'ho mai fatto. Ho fatto 282 e mezzo, ho triticato un po' avanti e ho preso un bollino rosso, ho rischiato. Non ho tanto margine ancora, adesso vediamo la terza e si giochiamo l'oro. Ho chiamato 400 kg in terza per non far capire al mio avversario quanto c'è. Possiamo cambiare due volte, è come giocare a poker. Quant'è il totale? Quant'è il totale? 705 e mezzo. 705 e mezzo a meno 83 kg, ragazzi. Ho battuto Buccioni. Mi sembra abbia fatto 702. Sono un povero Buccioni. Spettacolare, ragazzi. Che adrenalina. Devo ringraziare Massimo. Vieni qua, Massimo. È stato veramente un assistente d'oro, un bravissimo coach. Lo aspetto 2 anni fa è molto migliorato, devo dire la verità. Ci mette una passione e un cuore. Vedi domani in gara come faccio schifo. Domani ti faccio vedere io, ti ripago la. Sono in compagnia dell'avversario che mi ha tenuto fino alla fine, non me l'aspettavo. Pensavo, vabbè, oggi vincerò facile, invece. Invece io ho
raccontato sul fatto che tu sei famoso e sapevo tutte le tue alzate. E io ho detto: mo. Però la gara è una categoria nuova, non sì, sapevi. Esatto, esatto. Non sapevo quanto potevi fare in 83. E soprattutto io ho puntato col fatto che tu non mi conoscessi, quindi ho dichiarato tutte le entrate basse e piano piano alzavo. Questa è una strategia. Cioè, non potevo vincere senza strategia contro di te. Ci ho provato fino alla fine. È una bella gara, veramente bella gara. Non mi aspettavo di far 2,90, però... No, infatti, io pure se facevo l'ultima tu mi avresti battuto lo stesso, però abbiamo provato lo stesso. Cioè, complimenti. Abbiamo dato tutto, grazie. È stata una bella gara. Ti ha gasato o non l'ha chiamata a 400 kg? Sì, ma mi piace, cioè, conoscendo Gargiulo, questo è sono le chiamate, capito? Solo quello poteva succedere. Però c'ero io, non Gargiulo. Guarda, quando era il record open? Non era 2,91, 90? 90 e mezzo, 90 era... 90. 90? Devi fare 90 e mezzo. Bastardo, porco Dio. Che io volevo fare il culo lungo. Ah, ti ripudio allora. Eccoci qua, premiazione, medaglia d'oro, bellissima esperienza in FIAP, non mi aspettavo di fare questa prestazione e ringrazio ovviamente per aver potuto filmare queste riprese, record su tutte le alzate Master 1, record su squat, panca, stacco e totale Master 1, meno 83, ci sta, comunque è stato bravissimo Massimo a seguirmi. C'era un'ansia della Madonna per battere quel ragazzo che ci ha fatto diventare matti. Ma... E poi c'è il mio allievo Davis che ha fatto quarto posto. Beh. Tuo allievo? Cioè il tuo? Il mio vuoi dire? Mio. Che quello lì l'ho costruito io, il mio vanto quell'uomo, no, non il tuo. Nello stacco non sono ancora formato abbastanza in modo serio, ma comunque teniamo il pezzo e la prossima volta saremo sul podio insieme di sicuro. Venderò cara la pelle. Direi di sì. Non voglio perdere con un chiavennese. Lui è siciliano. Guarda che sono siciliano. Ah, peggio. È immigrato. Vabbè ragazzi, come sempre, seguitemi, iscrivetevi o riscrivetevi se vi siete disiscritti per quella cosa. Commentate, ditemi cosa ne pensate. Se volete rivedere Massimo nel mio canale, dato che dopo il ban di 2 anni... Che è sempre ricomparso. In qualche modo lui tipo lo stalker. E come sempre ci vediamo alla prossima gara, magari speriamo in FPL. Ritenuto come un esercizio che stimola il testosterone. A me è successo tante volte dopo lo squat di avere quasi una fame sessuale più alta. Sarà stato contento il tuo fidanzato? Bene. Se sei arrivato fino a qui vuol dire che ti è piaciuto questo video, perciò metti un like e iscriviti al canale. E se vuoi essere allenato da me, io faccio un coaching online personalizzato con un programma e una supervisione tecnica per vedere tutti i tuoi errori. Questo tramite sito, che poi sarà online a breve, oppure puoi iscrivermi nei contatti in descrizione.